Bentrovati a questa nuova edizione di 7 giorni in 100 secondi. Queste le notizie più importanti della settimana. Quante emozioni per i 1250 studenti reatini che da mercoledì mattina sostengono la prova di maturità 2019. Da Passo Corese ad Amatrice, passando per Poggio Mirteto e ovviamente tutti gli istituti della città, si va verso la conclusione di un percorso di studi. Prima e seconda prova, poi la novità di quest'anno, non ci sarà più il quizzone prima degli esami orali, che si terranno secondo un calendario deciso di scuola in scuola. Giovedì due autovetture si sono scontrate frontalmente in via Donatori di Sangue, di fronte alla sede della SM. Sei feriti, tra cui anche bambini. Sul posto presenti i vigili del fuoco insieme al 118 e a volanti della polizia. Tante segnalazioni sono valse a qualcosa per quelle assi sollevate e pericolose. Così il comune di Rieti ha preso in carico la questione ed ha effettuato i propri interventi. Dopo un giorno di lavori, nella giornata di martedì, il ponte è stato riaperto. Dopo due giorni di gare nella finale oro in cui si assegnavano gli scudetti a Firenze, la studentesca Mirardi, campione d'Italia 2018 sia al maschile che al femminile, chiude al secondo posto, sia tra gli uomini che tra le donne, ed è vice campione d'Italia. Gli scudetti vanno invece a Bolzano e Brescia, che li ereditano proprio dai reatini. Il Rieti Sport Festival si conclude così come si era aperto, con gli ospiti VIP. È Gianni Gnocchi, infatti, l'ultimo big sul main stage della rassegna sportiva in centro, domenica scorsa al suo ultimo giorno. Con la sua intervista e la sua visita al villaggio conclude il festival che ha portato, per questa quarta edizione, tanti ospiti in città ed ha riscosso un grande successo tra cittadini, commercianti e semplici curiosi. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per ulteriori approfondimenti basta cliccare il sito rietilife.com e seguirci su tutte le nostre pagine social. L'appuntamento con 7 giorni in 100 secondi è per la prossima settimana.